Giorgio, allora vedi che ho parlato con Sabino per il fatto dell'incidente tuo che facesti da solo. Lui ha detto, vabbè, che dice che l'ha fatto lui, che ti ha preso lui di lato. Va Firmiamo. bene, ora ven da te, dovete firmare la contestazione amichevole. Ma non lo dica che abbiamo firmato. No, non ti preoccupare, quella è solo una cosa dell'assicurazione, che poi la passo al amico mio agente. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Tu dai, scenda dietro, firma e poi noi ci vediamo stasera e ragioniamo bene bene. Mi raccomando, devi dire che tu stavi fermo, non ti ha dato la precedenza, ti ha preso e appuntatele queste cose, mi raccomando, che poi se dici una cosa diversa, quella è falsa testimonianza. E ho detto, è andata così. La macchina non la devi aggiustare, anzi, fai una cosa, non la lavare neanche, perché così il danno è sempre più grosso, prendiamo più soldi dall'assicurazione e ad agosto ci andiamo a fare un bel viaggio. Non l'ho mai lavata. Ma che stai mangiando? Le patatine? Che patatine stai mangiando? Gran match, bon match, gran match. Giorgio, sono 20 giorni che mia suocera ti prepara il brodo che sei stitico e tu di nascosto ti vai a mangiare le patatine. Ma non lo so, ma sei incosciente. Stai vivendo un momento difficile di Che stomaco. nei momenti più difficili si tira fuori qualcosa Sì, che... vabbè, come i bambini, di nascosto a mangiarti le patatine. Poi dobbiamo andare correndo al CTO a fare la peretta. Beh, vabbè, dai, sta venendo Sabino, ci sentiamo dopo, tante cose veramente.